Cari amici, oggi 19 luglio, deve essere una data fatidica, a me non mi ricordo più, comunque lo diventerà dopo la denuncia che abbiamo appena... Qualcosa che riguarda gli Stati Uniti? Eh? Qualcosa che riguarda gli Stati Uniti? Era il 14 mi pare, no, non il 19. 4 luglio. Ah, il 4 luglio. Però a luglio succedono tante cose interessanti, sia di qua che al di là dell'Atlantico. Oggi però noi abbiamo presentato una denuncia complessiva nei confronti della sindaca di Roma e di tutta una serie di funzionari felloni che... O collusi o corrotti. Sì, chiamiamoli felloni in senso lato, che corrotti ma nel senso più... No, la fellonia era la codardia più che altro. No, il fellone è il generale che tradisce invece di comandare i soldati. Quindi vigliacco. Sì, tipo Badoglio, insomma, questi qua. Fellone significa vigliacco. Sì, appunto. È da fello, da fellazio, se c'è stato tutto. Allora, lo diremo comunque domani, l'entità della denuncia, che è abbastanza significativa e sarà presa sicuramente in considerazione di altre organizzazioni e associazioni, perché questa denuncia, che è stata elaborata con molta sapienza da qui presente Orazio, resterà nella storia delle denunzie contro il potere politico, pseudopolitico o burocratico. Oggi invece vorrei fare una piccolissima... No, precisiamo, su materiale raccolto da molti altri colleghi. Esattamente, certo. Anzi, il bello di questa denuncia è che c'è del materiale estremamente interessante, fatto da competenti. Ciò detto, vorrei fare una piccola rassegna stampa, perché è bene che certe cose si sappiano, perché qui si parla e non si parla, e poi alla fine è capito. Ecco, voi vedete che ci sono dei personaggi... Carina questa, mi piace. Ecco, qui ci sono dei personaggi che noi conosciamo, facce da culo, io le chiamo da culo. Non da maglietta, da mutandina rossa. Sì, la mutandina al culo proprio. Eccole qua, vedi. Avviene un certo momento nella storia che le peggio facce de merda trovino il modo di esibirsi. E perché capita, capito? Capita sempre. Questi qui prima o poi non rinunciano allo sputtanamento generalizzato. Questa è la prima cosa. La seconda, leggete bene quello che c'è scritto qui, perché è bene che questi cristianucci che credano alle apparizioni della Madonna si rendano conto che dietro a queste apparizioni ci sono dei giri, dei grossi giri d'affari, che non sono solo quelli di Santa Madre Chiesa, che vende Madonne di qua e di là, ma sono anche di chi ovviamente si interessa di queste cose. Qui abbiamo a Mediugorje la camorra fa affari vendendo abiti falsi ai pellegrini. Tutti abiti della Madonna, intendiamoci bene. Loro, la camorra, vende gli abiti della Madonna. Ora io, assieme a altre cose, volevo continuare una polemica che io ho fatto tante volte. E cioè, ci sono delle apparizioni, io sono convinto che queste apparizioni siano reali. Alcuni bambini vedono delle apparizioni, potrebbero essere UFO, potrebbero essere quelli che i francesi chiamano feu follet, fuoco folle, che noi chiamiamo fuochi fatui, che sono sostanze di putrefazione di corpi che si elevano nell'alto dei cieli e possono anche prendere l'aspetto di, appunto, globi bianchi evanescenti, eccetera. Io sono convinto che le apparizioni ci sono e sono convinto anche che i bambini le vedono, perché gli altri non hanno la capacità di vedere. E qui ci sono talmente dati statistici, no? Quelle prove sperimentali che hanno fatto facendo false rapine nei supermercati, no? E poi chiedendo ai clienti che stanno lì se si ricordavano qualcosa, se ricordavano, ma un cazzo di niente, no? Questo è tipico, no? Ci hanno fatto anche un film, ti ricordi? C'era un film con Alberto Sordi dove tutti accusano tutti, nessuno era mai stato
poi finisce che vanno in galera loro, eccetera. Allora, l'unica cosa che dico io è questo: può essere di tutto, ma per quale ragione arriva il prete e dice che è la Madonna? No, peggio, dice, devo decidere io se è o non è la Madonna. Ma che cazzo c'entri tu? Chi sei tu, prete? Ma vaffanculo tu e le tue sindone, che cazzo vuoi da noi? E pretendi pure di dire che cos'è quello? Per me è un'apparizione, ma non delle Madonne, intendiamoci bene. Sono ben altre apparizioni, per me sono apparizioni del gran Dio Priapo, che vuole comunicare come l'ombra di Banco, che vuole comunicare con noi. Che dici tu, non è così? Potrebbe essere. È il gran Dio Priapo. Mai escludere nulla. Appunto. Quindi la Camorra fa sempre gli affari con i preti, li ha sempre fatti. Anzi, cogliamo anche per dire che la Camorra controlla perfettamente l'Adriatico. Questa è la ragione per cui dell'Adriatico non arrivano mai migranti. O se arrivano, sono gente che ha pagato pegno, ha preso il biglietto alla Camorra. Questa è la pura verità. Chi ragiona sui retroscena delle situazioni italiane lo sa perfettamente. Quindi ricordatevi che se andate a Mediurgorie dovete comprare intanto un biglietto che vi costa solo 500 euro, quello vuoi che sia. Tre giorni a Mediurgorie, 500 euro. Ritornate che avete il timbro sulle chiappe e avete l'autorizzazione a andare in paradiso, più di così cosa volete. Poi dovete comprare qualche vestitino della Madonna, che probabilmente vi consiglio di mettervelo voi se siete dei maschietti, capito? E che è l'obolo che voi dovete pagare alla Santa Camorra. Ciò detto, visto che si tratta di sante persone, vedete dove finiscono i soldi, c'è scritto qui, il francescano buono, molto buono. Vedi, questi preti hanno delle grandi autorizzazioni, intanto beccano i soldi, perché la gente pensa che questi preti siano solo buoni. E invece ecco quel qui, al francescano accusato di stupro, un fiume di denaro per l'accoglienza. Questo becca di soldi e anche il diritto di incularsi i ragazzini. Più di così che volete dalla vita. Fatevi francescani e sarete ricchi. E questo mi fa ricordare una cosa. No, ma non erano quelli che facevano il voto di castità e il voto di povertà? Ma il castità nei confronti della fica, non nei confronti dei culetti dei bambini. Ragazzi, siamo seri, siamo seri. Allora, questa cosa mi ha fatto venire in mente un altro discorsetto e ci ho pensato proprio in questi giorni. Ma questo voto di povertà, no? Appunto. Relativo a questi fratacchioni, parlo di tutte le entità che hanno una loro madre badessa, un padre badesso o uno zio badesso, ma tutti questi che prima o poi, più o meno costretti dalla famiglia, erano internati in questi conventi, non dovevano cedere tutto al convento stesso? Assolutamente, infatti era chi cedeva che diventava abate, perché continuava a essere suo e dinasticamente subentrava il suo erede familiare, il nipote. Allora, non avente l'eredità del ducato. Avete capito feudo. Per quale ragione hanno inventato il voto di povertà? Perché i soldi dovevano andare alla madre badessa o al padre abate. Ecco dove nasce la ricchezza della Chiesa. E i coglionazzi hanno sempre pagato. Infatti, se tu, questo non è, tu forse lo sai, ma forse neanche te, e sicuramente quelli che ci guardano non lo sanno. Glielo dobbiamo dire? No. Tutte le varie congregazioni e tutte le varie abbazie, monasteri e quant'altro sono tutti enti privati. Sono tutti enti privati di proprietà di qualcuno, certo. Non della Chiesa Cattolica, non dell'opera Pia o delle varie opere, no, quella nera, no, come cavolo si chiama, del padre spagnolo. L'Opus, il famoso Opus. Che dicevo io, l'opera. Castità, no? Quella è ancora più profonda, perché l'Opus organizzava non preti, ma laici, ai quali chiedeva il voto di castità, povertà e obbedienza. Quindi soldi, tutti i soldi di questi, perché poi selezionava i professionisti. No, ma il bello è che quindi, per controlettura, diciamo così, questi beni, queste abbazie, queste prebende, questi monasteri, opere opus o meno,
risultano non di proprietà della Chiesa, quindi non cumulano il capitale della Chiesa. Infatti. Ecco perché la Chiesa risulta essere quasi alla fame. Sì, quasi, no, alla fame. Quasi alla fame. In realtà c'ha milioni, non qualche centinaio di migliaia, milioni di società con varie denominazioni, con vari proprietari, che però sono riconducibili sempre alla linea dinastica papale e poi nobiliare con tonaca nera o rossa, come cazzo vi pare a voi, cardinalizia. Come le suorine di cui vi avevo parlato del sacro giorno. Prepuzio del Monte Carmelo. Appunto. E quelle suorine lì che tutte le mattine quando si svegliano baciano il prepuzio. Per baciare il sacro prepuzio, e quelle di Bisceglie che avevano un conto, che hanno un conto presso una banca, ben inteso una banca con l'autorizzazione del papato, di solo 55 miliardi. Le suorine... 55 miliardi di euro, non di lire, di euro. Allora, portati tutti questi soldi, spiccioli, spicciolini, offerte... offerte nella chiesa, ovviamente, no? Compri un cero per mettertelo in culo, te lo fanno pagare, di credito. Poi loro dicono che no, invece tu il cero lo sappiamo dove te lo vuoi mettere. A parte che non è più cero, ma è paraffina. È paraffina, serve per gli stitici, serve benissimo. E poi serve anche per quella lubrificare. Lubrificare se lo devono prendere, capito? E voi preti la sapete lunga con quei, vedete, col bambino. Sinite parvulos venire ad me, non vietate ai bambini di venire. Ma chi te lo vieta? Venire in che senso? La parola è sinite parvulos venire ad me. Sì, lo so. Non vietate ai bambini di venire da me. Lo ripete questo fratacchione, eccolo qui. Si chiama Zanotti, padre Zanotti, che poi non è Zanottelli, è Zanotti, quindi c'è un più grande, c'è un più piccolo, si chiama Zanotti, uno Zanottelli. No, e Zanottelli, poverino, è un poverino che si avvicina alle nostre tesi, ma come cerca di capirle, molto lontana. L'altra cosa interessante è questa, perché mi fa piacere, ha sentito un po' un eco di certe mie conferenze, si ritorna all'epoca dei bucanieri. L'Unione Europea vuole l'immunità in mare per le ONG, immunità in mare per i bucanieri, ma io ti affondo, capito? Ah, sei immune e mo te faccio vedere. Allora, no, bisogna dire due cose. Occorre esaminare un attimo la legge del mare, ma soprattutto bisogna esaminare perché è stata e quando e in che occasioni è stata articolata la legge del mare. È stata articolata la legge del mare sempre in funzione delle potenze dominanti, ricordiamocelo sempre, perché la legge è a utile e consumo di chi comanda. Soprattutto l'Inghilterra, e Spagna e Stati Uniti. No, anche Venezia. Venezia è prima di tutte. Venezia è prima di tutte. Allora, la legge del mare prevede una serie di cose, ma prevede soprattutto che chi non batte la propria bandiera di immatricolazione della nave è considerato un pirata, è considerato un illegale e quindi va affondato. Affondato, impiccato al pennone del capitano. La nave va affondata, il personale carcerato, va catturato e carcerato e poi processato al momento del raggiungimento del porto. Esattamente. Del porto della nazione battente bandiera, ovviamente. Come facevano a Liverpool, dove andavi a fine Settecento. Certo, c'erano i tribunali della Marina. Arrivavi con la nave e vedevi degli impiccati che erano impiccati poi sul molo. Sì, che erano proprio dentro a certi gabbiotti e lì stavano finché non erano completamente spolpati dagli uccellacci di mare che almeno trovavano carne da, capito? Ecco, queste sono cosette che noi abbiamo sempre nel nostro no, DNA. Nostra memoria, nostra memoria. Detto questo, io vorrei concludere. No, quindi per tornare alle ONG, sì. Quelle ONG che battono bandiera e non si sa, manco nel registro navale non esiste, certo, esatto, nella bandiera che loro dicono di essere, quelli vanno immediatamente affondati e immediatamente catturati e processati
per pirateria. Esiste ancora il reato di pirateria, non è mai stato abbandonato. Ma anche il reato di negri, di traffico di negri. Certo. E anche quello è un reato che non è mai stato archiviato. E bene ha fatto Malta, che essendo un'isola fatta di coglioni, cioè di gente coi coglioni. Di gente coi coglioni. Non a caso sono cavalieri di Malta. Ci sono i cavalieri di Malta, i quali si sono succeduti, vedi caso, i cavalieri d'Inghilterra. Va bene, diciamo così? Che era gente che non si faceva mettere i piedi in testa, tant'è vero che i cavalieri di Malta sono riusciti a resistere a sopravvivere ancora dentro. Niente o po' di meno che al turco. Certo. E non è 800 anni. E non è uno scherzo, come ci insegnano le vicende di quel povero capitano, eroico capitano. Famagosta, di Fidel. Quello per la difesa di Famagosta, certo. E del fine che ha fatto lui, ma ha fatto anche tutti gli altri. Marco Antonio Bragadin, ma sì. Anche gli altri, quando si recarono dal comandante... Lui è stato spellato vivo, sì. Ricordiamocelo sempre. Quando si recarono lui, e c'era anche Astorre Baglioni, il comandante delle truppe di terra, era niente poco meno che Astorre Baglioni, l'erede della grande famiglia perugina di capitani di Ventura. Certo. Astorre Baglioni l'hanno preso subito e hanno tagliato la testa, era andato lì per arrendersi. Capito? E invece gli hanno fatto il trattamento al buon Marco Antonio. L'hanno spellato vivo, poverino. Ecco, dopo averlo torturato per tutta una notte. Allora. Però l'hanno pagata, perché dopo Lepanto allora ricordiamo che Famagosta è più o meno 1455, no, oltre no, 1475, esatto, e invece la battaglia di Lepanto del 1565, cioè 90 anni dopo sono arrivati e gli hanno fatto un culo tanto. No, prima, poi allora Famagosta è dopo. Famagosta non è 1475. No, è oltre 1544. Comunque non c'è. Poi distanza di 70-80 anni. Se noi non ricordiamo le date non è un peccato. L'importante è che ci ricordiamo i fatti. Dopodiché. No, ma il bello è che poi è passato per essere un grande condottiero di avventura uno che era un coglionaccio. Chi era? Chi? Marco Antonio Colonna. Ah, Marco Antonio, sì, vabbè, dietro c'erano le navi veneziane. Ma anche i genovesi, soprattutto genovesi. Era il traffico dei preti, allora un buon Marco Antonio Colonna... Era lì rappresentante del Papa. Esattamente, era una voce di copertura, diciamo bene. Era il Papa quello che voleva togliersi dai coglioni, perché gli portavano lì un sacco di soldi, è vero. I pirati barbareschi rompevano i coglioni ai traffici della Chiesa, diciamo le cose come stanno, certo. Non solo a quelli veneziani. Dopodiché io vi leggo altre due cosette simpatiche e la chiudiamo qui. Allora, questo è un articolo di Claudio Martelli, che è stato ministro tante volte, ministro della giustizia, e riguarda appunto la giustizia. Allora, Claudio Martelli scrive: prigionieri delle correnti, ormai il Consiglio Superiore della Magistratura è un centro di contropotere. Allora, se uno come Claudio Martelli, che non ha peli sulla lingua, ma contemporaneamente è uno che ragiona su quello che scrive, dice di queste cose, per quanto riguarda la magistratura siamo arrivati alla fine. No, ricordiamo sempre che noi siamo qui, e il fatto che siamo qui è indicativo di una ben precisa realtà oggettiva, quando abbiamo fatto denunce contro ben 11 presidenti del Tribunale della Corte di Cassazione, non l'ultimo avvocatuccolo, esatto, cancelliere del Tribunale di Canicattì. Esattamente. Che sta a dire questo? Che quelle denunce e diciamo relazioni sui fatti del comportamento della magistratura è inoppugnabile, e quindi siccome non si possono condannare da soli, non ci possono manco denunciare per diffamazione, è naturale. E noi li sputtaniamo tutti i giorni. Eccoli qui, qual è la conclusione di Claudio Martelli, che è bene che si sappia. Altro che diritto di associazione. L'Associazione Nazionale Magistrati, lo scrive Claudio Martelli, non è l'ultimo venuto.
L'Associazione Nazionale Magistrati, metà partito, metà sindacato, è composta da correnti ideologiche, politiche, clientelari, intente a mercanteggiare e spartirsi. Nepotistiche. Certo, a mercanteggiare e spartirsi nomine, promozioni e persone. E persino le sanzioni disciplinari se le spartiscono tra di loro, alcune se le fanno in culo, chiedete io ti condanno questo a te, sì, e tu me ne dai uno da condannare a me, perché intanto per far vedere che sì, facciamo qualcosa. Esattamente, che esistono i probiviri all'interno dell'ordine, probissimi, probissimi sono proprio probiores sono. No, mi pare, sono probioti. Mi piace questo superlativo maggioranza. Sì, è tutto. Se i magistrati vi aderiscono in massa è perché la tessera dell'Associazione Nazionale Magistrati, la voglio anch'io, serve e condiziona carriere, promozioni e protezioni più o meno come nel ventennio la tessera del Partito Unico del tempo, ma almeno era il Partito Unico, no, ma soprattutto non lo negava. No, era face to face, a faccia, certo, aperta. Certamente. Lo dichiarava, e tu potevi prenderne atto, invece, sì, qui continuano spudoratamente a mentire su tutto. Qualunque manifestazione oggettiva che si vede nella nostra società attuale è falsa. Bravissimo. Se si vuole un esempio, basti pensare a quali e quante ingiustizie e umiliazioni l'Associazione Nazionale Magistrati e il Consiglio Superiore della Magistratura inflissero a Giovanni Falcone prima di farlo ammazzare dai loro compari siciliani che conosciamo perfettamente. Con buona pace della separazione dei poteri, un'altra inevitabile conseguenza di un Consiglio Superiore della Magistratura asservito alla corporazione delle toghe è di spingerlo a continui attriti con governi e parlamenti. Ecco perché io dico che un governo efficace si deve liberare della magistratura. Dopodiché piangeranno, eccetera, ma noi li lasciamo piangere. Anzi, li lasciamo piangere con quelle toghe nere, capito? Li leghiamo, capito? E gli leghiamo la bocca con la toga nera. In bocca gli mettiamo il fiocco con l'argento o con l'oro. Governi e parlamenti per la pretesa di sindacare gli atti di entrambi. Ancora ieri, alla vigilia dell'elezione del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura, il neo ministro della Giustizia Alfonso Bonafede aveva l'occasione di promuovere una riforma che liberasse il Consiglio Superiore della Magistratura dal cancro delle correnti, tagliando il cordone ombelicale, pardon, elettorale, che rende un organo costituzionale schiavo di una ambigua associazione sindacal politica. In che modo? Come avevano capito gli antichi, e qui io sono perfettamente d'accordo col nostro amico Salvemini, direttore della rivista L'Attualità, il quale l'aveva già da tempo proposto, come avevano capito gli antichi, quando demagogia e indicibili accordi corrompono un'elezione democratica, meglio affidarsi al sorteggio, che allora appare come l'unica soluzione limpida e purificatrice. Non avverrà quasi mai, ma se noi andassimo al potere, la prima cosa da fare catarsi, è catarsi, catarsi, catarsi. Ecco, e per concludere in bellezza, e guardiamo chi c'è qui, chi ci abbiamo qui, niente un po' di meno, niente di meno che Orazio. Orazio, non è lui, non è lui. Ecco, il grande questo Orazio. È Céline, vedi, questo è Céline. Ecco qui, abbiamo tre personaggi. Uno è Ceronetti, che ha 91 anni ma è ancora molto sveglio, e gli altri due sono niente meno che Shakespeare e il grande Orazio. Vedete, quello con l'alloro sulla testa, ma tu ci sei messo l'alloro? Ancora mai. E lui è Orazio, e qui, ancora mai. E questo Orazio? Il Serto. Il Serto di Lauro, che non è Achille Lauro, o i figli di Achille. Alloro nobili. Questo Ceronetti si è finalmente deciso a pubblicare per le edizioni Adelphi la traduzione
di alcune delle odi di Orazio, e io mi auguro ci abbia messo anche quella ode fondamentale in cui Orazio canta le lodi del gran dio Priapo, il quale con una scorreggia fece scappare due streghe che si stavano mangiando i cadaveri dei morti. No, non ho capito, perché deve tradurlo lui? Orazio è stato tradotto migliaia di volte. Che c'è? Una traduzione, che c'è? Una traduzione di Ceronetti, quelle, ah, che va comprata. Ah, ecco. Perché sono le parole quelle che contano. Certo. Lui ci si è, e qui infatti lo dice, che lui, Ceronetti, si è attentato tante volte la traduzione, perché conto essere uno che traduce letteralmente, certo, e un conto è uno che dà senso alla traduzione, che è Ceronetti, oltretutto, gli dà il senso suo, che a me piace moltissimo. Allora, noi in quelle due stregacce, voi, qualcuno di voi avrà visto le due streghe che si mangiavano i cadaveri, ah, sì, sì, che furono allontanate con una grande scorreggia, sì, del gran dio Priapo. Noi abbiamo identificato due streghe dei tempi nostri. Nei tempi attuali? Certo, Boldrini. Giusto, diciamo, deposte da qualche giorno. Esattamente. Boldrini e Bonino. Due stregacce dei tempi nostri, allontanate con una scorreggia dal gran dio Priapo. Dopodiché vi faccio vedere di nuovo gli idoli di Ceronetti, perché abbiamo Orazio, che non è lui, Shakespeare e il grandissimo Céline, il sedicente Céline. Vabbè, ormai è noto come il nome di Céline, che non è la famosa... La canzoncina dei bambini. No, che non è la famosa... Céline, cara ragazzina, da 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 da. No, che non è la famosa... cantante Céline. No. C'è un'altra cantante? No, c'è una passeggiatrice sui cordi, una... che esibisce i vestiti, si veste quei vestiti alla moda e fa le esposizioni, le sfilate, la famosa, vabbè, lo diremo un'altra volta, tanto me ne frega niente. Allora leggiamo alcune frasi molto interessanti di questa intervista di Giulia Villoresi, illustrazione di Antonello Parente Cimberi. Di Villoresi, quello, ma i Villoresi sono tanti, c'è anche un'attrice che si chiamava, sì, Villoresi, è anche abbastanza bella lei. Sì. È oggi alle soglie dei 91 anni che Ceronetti congeda l'Horatius Interruptus. C'è tu Interruptus. Beh, speriamo di no. La sua raccolta, perché c'è il Coitus Interruptus, questo è quello delle due streghe, no? Che non a caso non hanno avuto figli nessuno di due, e l'altra, quella più giovane, li ha pure adottati. Ma questo qui è il caso appunto di un Horatius, che potrebbe essere anche un'orazione interrotta, no? Mentre questi invocano qualcuno delle loro santità, le più grandi santità potrebbe essere il Papa Francesco, poi qualcuno gli mette qualcosa nel culo, li interrompe così. La sua raccolta delle odi esce in questi giorni per Adelphi. 28 poesie scelte. Le odi in tutto sono 103, composte per la maggior parte nella residenza dell'Otium Oraziano, una magnifica villa in Sabina, a base di olivi, oliveti e uva, a poco più di un giorno di cavalcata da Roma, con un grande giardino porticato, una piscina e nei pressi una cascata amena che Orazio chiamava affettuosamente Bandusia, come la fonte della casa Vita a Venosa, di cui scrisse nella traduzione di Ceronetti: basterà nel mio verso nominarti e sarai tu dunque celebrata. Se dirò il cavo di roccia da cui sgorgano, ombreggiata da un leccio, le tue linfe cinguettanti. Che basta, non, è troppo lunga, basta, non ti dilungare oltre, ah. Basta, firma qui. Perché non volevi aggiungere quello. Beh, fino a qua. I due uomini hanno qualcosa in comune. Non al primo sguardo. Orazio era un meridionale corpulento che amava eccessi e ribagioni. E noi stiamo con lui. Eppure il pallido torinese, cioè Ceronetti, che disdegna l'imitazione romana delle voluttà greche, la scita vampiro lo chiamava Goffredo Parisi, trova in Orazio la vera saggezza. È vero. Quella di Orazio è la vera saggezza,
che cosa sia lo fa dire nella prefazione Marguerite Yourcenar, la grande. Così queste sono le frasi con cui io voglio concludere questa mia chiacchierata. Siamo così abituati a vedere nella saggezza un residuo delle passioni spente che fatichiamo a riconoscere in lei la forma più dura, più condensata dell'ardore, la particella aurea nata dal fuoco e non la cenere. Tutto lascia supporre che la malinconia puerile di Ceronetti nasconda la stessa condizione dell'anima. Questo esprime con un filo di voce nel suo appartamento di Cetona, inchiodato a un corpo che detesta, come gli gnostici, ma che blandisce per paura di ritorsione. Dopodiché, cari amici, la vera saggezza non è quella di un individuo mesto che si ritira nel convento e regala tutti i soldi a Santa Madre Chiesa. La saggezza è il contrario. La saggezza è la collettività più livellata verso il basso. La saggezza è quella di Savonarola, dopodiché pace e bene, e non a caso assassinato. Beh, da un papa. Savonarola era un po' troppo egocentrico da una parte, era un violento, era un estremista. Noi rispettiamo Savonarola, mica tanto, e ce l'abbiamo col papato. Fra l'altro, pure mio nostro quasi come paesano, però insomma un po' troppo esacerbato di Frera. Sì, di Frera, al Frera. Troppo esacerbato dal pensiero unico dominante dell'epoca. E quante cose vuoi dalla vita? Io sto con Savonarola, quello di casa. Con Francesco Ferrucci, vorrei stare con Francesco Ferrucci. Ferrucci, sì. Savonarola un po' meno. Vabbè, comunque Ferrucci, sì. Siamo lì. Con Machiavelli ci vogliamo stare. Sì, con Guicciardini. Ah, come no? Certo. Ah. Altro che. Savonarola era troppo compromesso col sistema del papato oligarchico e integralista. Ma ha avuto la forza e il coraggio di reagire in ogni caso. Sì, vabbè. Vabbè, cari amici, arrivederci, a presto. Sempre. Sempre. Solo. Laudetur Priapus.